Carissimi amici, laudentur Jesus et Maria, do il benvenuto o il bentornato a chi sta seguendo questo ciclo di catechesi, il mistero di Giuda. Come sappiamo, è tutto tratto dagli scritti di Maria Valtorta. Siamo giunti al ventesimo episodio, ventesima puntata, e siamo ancora ai primissimi passi. Tenete presente che sul testo siamo a pagina 114. Oh, vorrei far vedere il testo perché magari ne parliamo su 700 e rotti, 710 mi sembra, 11. Sì, comunque siamo più o meno a un settimo del lavoro. Quindi vuol dire che 2 per 7 fa 14. Dobbiamo aspettarsi 140 puntate di questo ciclo di catechesi, se andiamo avanti così in media. Comunque il testo è questo. Meno male che la telecamera frontale del PC non dà l'effetto specchio, quindi buono a sapersi, così la prossima presentazione anche di video le registro da qui, così non si vedono al contrario, perché la fotocamera dell'iPhone dà l'effetto specchio. Questo è il mistero di Giuda, e un testo veramente bello, curato dal centro editoriale Valtortiano, che ha avuto questa idea geniale di raccogliere questa mole enorme degli scritti di questa grandissima donna, per quanto mi riguarda, raccogliendo degli argomenti tematici. Credo che abbia fatto qualcosa anche su San Giuseppe, sicuramente l'altro ciclo di catechesi che è quasi finito, potremmo anche finirlo giovedì prossimo, su Maria di Magdala, è rimasto l'ultimo episodio del suo trapasso, quindi non so se riusciremo a farlo in una o due volte, ma è finita l'avventura con Maria di Magdala, però ce ne saranno molte altre. Stanno curando tutte queste cose e peraltro io vorrei anche quasi quasi prendere una cosa, dato che ci stiamo, vediamo se li trovo, anche prestare a qualche amico. Stanno uscendo praticamente tutta quanto una serie di testi molto molto interessanti. Uno è proprio di carattere scientifico, che adesso però non me lo vedo qui davanti perché l'ho prestato da una persona. Molto molto bello, però vi dico, sono da leggere per chi non conosce bene Maria Valtorta. Perdonatemi se faccio questo spot pubblicitario, questa non è roba mia, quindi questo libro di Don Ernesto Zucchini lo faccio vedere, che è La Cattedrale di Maria Valtorta, una guida all'opera della grande mistica. Anche questo è un testo molto significativo, sono edito da Fede e Cultura, reperibile anche su Amazon, anche in versione digitale. Infatti probabilmente io comprerò anche le anzi ho comprato anche le book di questo qui. Sono 467 pagine. Questo praticamente fa vedere tutta l'opera di Maria Valtorta e tutto quello che ha fatto, con vari riferimenti. Queste sono opere scientifiche, non sono, sapete, io sono un po', le ho fatte le opere scientifiche, cioè se mi ci imbarcassi. La tesi di Oderaro l'ho scritta, la tesi dottorale l'ho scritta, ma io sento nel cuore, non voglio fare il sentimentalone, però più che nel cuore sento come vocazione l'importanza poi di trasmettere le cose alle persone, cioè il lavoro catechetico, omiletico, quindi quello che serve a nutrire le anime, sperando di riuscirci, di portarle alla conversione, alla santificazione. Ok? Però siccome il mondo di Maria Valtorta, per esempio, è variamente attaccato su vari fronti, uno deve anche capire, se vuole cominciare a trovare argomentazioni, c'è questo. Poi c'è quest'altro professore che è Liberato De Caro, questo è un fisico e ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ecco il testo. Si chiama L'ultima ora, anche questo lo devo cominciare a leggere. L'apostasia, l'anticristo e la fine del mondo negli scritti di Maria Valtorta. Questo non è scritto però, capite, da un pazzo, da, perdonatemi, da mezzo pazzoide, come dire, visionario, che va presso tutte le relazioni private, complottista, che comincia a parlare dell'anticristo, tutte queste cose qui, argomenti che chiaramente mandano, te fai un video del genere, te fai 20.000 visualizzazioni con giorno, no? Questo è un lavoro scientifico, non è un lavoro, cioè non è che qui si trovano, certo ci sono anche delle citazioni di passaggi, ma guardate che ci sono anche dei. Io gli ho dato una sfogliata, è un lavoro scientifico, quindi non è un lavoro approssimativo. Ecco,
Un altro testo molto importante, pensate che hanno fatto degli studi scientifici sul mondo di Maria Valtorta, sulle cose che descrive, cioè prima di pubblicare quel testo, mi riservo, adesso parlerò con la persona che me l'ha data, casomai mi devo ricordare, la prossima puntata lo faccio vedere, l'ho data a questa persona, che è una persona, come dire, scientificamente competente, perché io, confesso, su alcune sezioni di quel testo non sono in grado di capirci perché ci sono le funzioni matematiche. Io non ci capisco niente di questa roba qui. Perché questi sono andati. Però attenzione, l'hanno pubblicato perché a livello di fonti scientifiche quel lavoro è stato considerato scienza di primo livello. Capite? Cioè, se vedete i video di Zichichi, quando Zichichi parla di quelli che ancora vanno cianciando in giro sulla teoria dell'evoluzione, cioè lì asfalta dicendo questo non è neanche scienza di quarto livello, ok? Bisogna sapere che esistono queste cose, perché i detrattori di Maria Valtorta, ah, questo è scritto il romanzo, le cose, pure scritto malino, un po' smielato, un po'. Quindi, e poi tante critiche anche da parte degli ambienti ecclesiali, quindi questa è monnezza. Tu devi stare calmo, devi stare. Cioè, questi hanno fatto un grandissimo lavoro. Cioè, perché per quanto mi riguarda, la forza e la bellezza e la grandezza di Maria Valtorta è quello che ti trasmette da un punto di vista spirituale, cioè proprio l'effetto per quanto ha riguardato la mia personale vita. Il nutrimento che questa cosa mi ha dato, e anche dopo aver fatto gli studi teologici, proprio la, come dire, l'ortodossia dottrinale al 100% riscontrato per quanto mi riguarda negli scritti è più che sufficiente. Però, dato che ci sono detrattori agguerriti, sapete che poi a un certo punto ci stanno anche i famosi argomenti fondamentali, no? Che contra facta ratio non valet. Aspettate che adesso faccio un attimo una ricerca al volo e vi do almeno il titolo, così poi non. Oh, eccolo qui, sta su. Anche questo sta su Amazon, basta cliccare. Allora, si chiama, c'è sempre Liberato De Caro tra gli autori, e l'altro è un altro scienziato che è Emilio Matricciani. Si chiama Indagini scientifiche sugli scritti di Maria Valtorta. Ragione, scienza a supporto della fede. Solo che questo veramente è un testo per specialisti. Cioè, io sinceramente, molti pensano che sono molto colto e istruito. Cioè, insomma, cioè, so qualcosa, ma a livello, cioè, il mio forte, le cosiddette scienze umanistiche, io sono stato sempre allergico, forse è stata una cosa più per partito preso che per altro, no? Ma a me matematica, fisica, chimica, biologia, tutte cose che mi piacerebbe tanto sapere, poi tra l'altro, cioè io quando sento le persone che capiscono qualcosa vado in giubilo, perché anche lì quelle sono tutte quante cose che ti fanno conoscere qualcosa del libro e della testa dell'onnipotente, perché Terra Amata Docet, cioè chi è che ha composte, cioè le leggi della chimica, perché noi quando mangiamo cose buone, cioè, se sentiamo delle cose buone, perché quello è un problema delle reazioni chimiche. Cioè, io lo capisco intellettualmente, ma è chiaro che uno scienziato, uno che conosce la chimica, ti dice: guarda, che tu senti questo sapore perché c'è questo composto di atomi di questa sostanza che ti genera questa reazione. Io non sarei in grado di fare una cosa, quindi lo capisco a livello teorico, ma non sono in grado di poi capirlo nel concreto, nel particolare. Questo testo. Posso anche prendere, insomma, posso farlo vedere almeno da dove l'ho trovato. Vediamo se si vede che non mi fa l'effetto. Eccolo. Vediamo se mette a fuoco. Non tanto. La prossima volta faccio in modo di far vedere il cartaceo. Appunto, è un testo scientifico. E con questo testo è uno, ok? Scienza di primo livello. Quindi. Questo chiaramente, sapete che Gesù ha detto che verrà il giorno in cui queste cose saranno approvate dalla Chiesa e lui voleva che fossero approvate da subito. E sapete, oggi vabbè, è andata così, facciamo questo piccolo preambolo, se vedete che doveva andare così, oggi è la giornata degli imprevisti.
Allora, perché sappiate, ecco, poi ci andiamo, tanto il brano di questa sera non mi sembra che sia lunghissimo, quindi ce la dovremmo fare. Cioè, Gesù voleva questa cosa non è avvenuta perché è stata mal gestita, anche da chi era incaricato, comprese le persone, i religiosi che dovevano stare dietro a questa cosa, che sono stati troppo precipitosi, hanno cominciato a mettere in giro queste cose prima del tempo. Pio XII aveva suggerito: deve essere pubblicata così come sta, ma con molta prudenza. Hanno fatto le cose e è successo, il finimondo è successo, perché poi Pio XII ne era stato un estimatore e infatti i guai sono cominciati subito dopo la morte di Pio XII, perché questa cosa è andata a circolare senza gli dovuti imprimatur, è andata in mani di chi si è fatto ovviamente il Papa Giovanni XXIII, è stato appena neoeletto, il Santo Uffizio ha caricato e così. E Maria Valtorta era ancora via, perché Maria Valtorta è morta nel 61. Da che capito? L'opera fu messa all'indice nel 59, ma a morire di crepacuore. Gesù si è, come dire, non è che si è arrabbiato, nel senso, cioè, ma Gesù si è indignato di questa cosa. E attenzione, io questo lo dico sempre quando si andava anche nei pellegrinaggi in giro. Sapete cosa è successo? Perché l'opera di Maria Valtorta termina con il commento sulla lettera ai Romani. Non tutti le sanno queste cose qui. Cioè, c'è l'opera sul Vangelo, ci sono i quaderni, c'è l'autobiografia, c'è il libro di Azaria, proprio di cose. Il libro di Azaria è bellissimo, per esempio, no? Un commento delle letture domenicali della messa in Vetus Ordo. La prima domenica dopo Pentecoste, la seconda dopo Pentecoste, il Corpus Domini, bellissimo, eh. Oh, ma Gesù aveva intenzione di commentare tramite i dettati tutto il Nuovo Testamento, perché la lettera ai Romani, dopo gli Atti degli Apostoli, è la prima lettera del Nuovo Testamento, è la prima del Corpus Paolino, che ha 14 lettere. Sono 14 lettere di San Paolo. Ci sono la prima, la seconda e la terza lettera di San Giovanni, la prima e la seconda lettera di Pietro, la lettera di Giacomo, la lettera di Giuda e tutto il libro dell'Apocalisse. Gesù aveva intenzione di dettare il suo commento al libro dell'Apocalisse, che sono 2000 anni che si stanno scervellando su sto libro dell'Apocalisse. Sapete perché queste cose non ci sono state? Perché Gesù ha detto: avete fatto così e io adesso ritiro il mio dono. La storia finisce qui. Da ora innanzi io mi darò in privato soltanto a questa povera anima che sta morendo di dolore, e le rivelazioni pubbliche sono finite. Capito? Questo per far capire anche ai tra virgolette fatalisti che cosa va a succedere. Noi dobbiamo stare attenti a come gestiamo le cose, eh? Molto attenti. Giuda nella prova lampante, eh? Giuda ha fatto la fine che ha fatto perché se l'è scritta con le mani sue. Vi invito sempre ad essere molto cauti, per favore, e lo devo fare perché continua a risentire in continuazione scempiaggini. Ah sì, va bene, però Dio l'ha permesso. Allora, domanda. Perché dopo uno deve per forza farsi qualche domanda. Un'anima dannata, uno che va all'inferno. Vediamo. Dio l'ha permesso? Sì o no? Ha permesso o no? Permesso perché quando uno dice Dio l'ha permesso, significa, sta dicendo che ma è chiaro che Dio tutto permette, perché Dio è onnipotente. È onnipotente. Chiaro? Quindi se volesse agire in qualunque modo non c'è niente che lo può fermare. Chiaro? Ma Dio vuole che un'anima si danni, ma stiamo scherzando. Se no, se uno comincia a entrare in questo approccio fatalistico della divina volontà permissiva, va a fare la fine dei protestanti e prima di loro di Guglielmo d'Occam e poi di Calvino. Guglielmo d'Occam aveva detto questa cosa qui. Aveva fatto un tale culto della volontà di Dio che dice: la volontà di Dio è onnipotente e Dio può fare quello che vuole
in maniera completa e non deve rispondere a nessuno. Attenzione, cosa che in parte è vera. Però, attenzione, anche se noi non la riusciamo a capire e dobbiamo sempre fare un passo indietro, ma la volontà di Dio, scusate, non è la volontà di uno che fa le cose sragionate. Perché poi, attenti, quando le persone intelligenti vanno ad aderire a questa cosa, il protestantesimo viene da Guglielmo d'Occam, ci ho fatto dei cicli di catechesi. Allora tu porta alle estreme conseguenze sto discorso. Se uno va all'inferno, Dio poteva salvarlo perché è onnipotente e non l'ha impedito, quindi che significa? Significa che ce l'ha predestinato all'inferno. Ed ecco Calvino, la doppia predestinazione. Dio predestina alcuni al paradiso e altri all'inferno. Motivazione perché? Ah, perché non si sa. Dio è Dio, può fare quello che vuole. Guglielmo d'Occam. Oh! Qui si diventano tutti quanti atei, eh? Non diamo retta a queste scemenze, mi raccomando. Questa storia, perché Gesù vuole che si parli di Giuda? Perché vuol Dio che si parli di Giuda? Per evitare che ci siano altri Giuda. E ci stanno. E non è volontà di Dio. Questo se ne doveva andare fin dal primo giorno. Questo libro qui, guardate, è grosso, 700 pagine, 7 piotte. Se quello avesse dato retta al Signore, non venire Giuda. Vatti a fare una passeggiata, vatti a fare un bagno al mare. Lascia perdere. Non è per te. Ragazzi, stiamo a parlare dell'altro coso. Sta cosa non c'era, eh. Tu dici, ma Gesù doveva soffrire e doveva morire. Ma che c'è bisogno di Giuda? Ci sono stati altri 500 miliardi di modi perché Gesù morisse in croce. O quei cretini, perché bisogna dirle le parole, eh. Quei cretini, perché hanno detto pure, guardate, cioè, la bestialità umana, proprio cioè, la bestialità nel senso che le bestie non hanno cervello. A mo' dobbiamo fare un monumento a Giuda. Negli anni passati, io non fa, perché se non ci fosse stato Giuda, che tradiva Gesù, ma non ci sarebbe stata la redenzione. E con questo? Dico, ma stiamo scherzando. E qui tutte quante le cretinate su Giuda che bisogna sperare che si sia salvato. Capito? Tutte cose che non prendono in seria considerazione. Guardate che qui ci andiamo a rischiare la dannazione tutti quanti, eh. Anche io. Se non prendiamo sul serio il nostro essere uomini dotati di intelletto e volontà, quindi che devono farlo funzionare il cervello e devono poi conseguentemente fare delle scelte ponderate, sensate, in coscienza, in scienza e coscienza. E non andare a dire ma Dio l'ha permesso. Quando ripensiamo alla nostra esistenza, è certo che poi Dio nella sua onnipotenza, questo è un dato di fatto oggettivo, sa trarre anche dal male il bene, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, certo che è vero. Però questo noi dobbiamo farlo sempre come applicazione ex post. E non in chiave deresponsabilizzante, ah sì, vabbè, non mi occupo tanto, tanto, vabbè, non mi accasaccio tanto, Dio mi aiuterà perché comunque ci pensa lui, se Dio lo permette. Con calma, per favore. Io ho già detto, ho dovuto per forza di cose, ripeto, lo ridico anche se questo è fuori contesto, prendere un pochino di distanze da un certo mondo che mi ha visto impegnato per anni, quando ho visto applicazioni di quella alla Guglielmo d'Occam a go-go. E mi dispiace, però dico, cioè, siccome io non posso fare finta di essere, cioè, sul canale YouTube ci stanno 60.000 iscritti, io non pensavo mai di trovarmi dinanzi a una cosa di questo genere. Io ho cominciato a mettere l'uomo di su me, su. Ho cominciato a mettere MPD, io facevo il povero parroco del Borgo San Michele, c'è stava un tizio che mi ha detto, ma mettile sul sito, fai l'angolo della parrocchia, e poi dice, vabbè, ma se ci metti quattro foto le metti su YouTube, dico, ovviamente a qualcuno se le vedrà, pensavo tra me e me, e guardate che è cominciato così, eh. E chi se lo immaginava una roba del genere?
Però non posso, io non posso fare l'idiota adesso pensare che sono NN. Sono sempre NN, sono il re dei cretini degli Shoshamocca, dice il buon Dondolindo Ruotolo, che quella frase, per favore, io faccio una preghiera, sono io. Quando incontrerò Dondolindo, se lo incontrerò, gli dico bravo, quella frase l'hai fatta per me. Chiaro? Però non posso, non, cioè, i numeri li vedo quando apro il mio canale YouTube. Dico, e se io ci metto la mia faccia, se purtroppo il mainstream di questa cosa sta dando questa vulgata e io ci metto la mia faccia, che succede? Ah, ma anche Don Leonardo è d'accordo con questa roba. E sono successe delle cose gravi, l'ho detto in altre sedi. Perché a me mi viene lo scrupolo di coscienza. E mi dispiace, ma non ho quasi scelta, devo farlo per forza. Non so se mi sono spiegato, vabbè, adesso stiamo uscendo fuori tema, adesso andiamo finalmente. Quanto ci manca? Ce l'abbiamo un po' di tempo. Tanto con una venticinquina di minuti, massimo mezz'ora, il brano di questa sera riusciamo a gestirlo. Allora, nessuno deve essere rifiutato se turba e fa soffrire. Non deve essere rifiutato se turba e fa soffrire. Qui vedrete che una volta che c'è, Giuda diventa occasione di santificazione per tutti. Allora. Gesù entra con i quattro rimasti e dopo il bacio con Lazzaro presenta Giovanni, Filippo e Bartolomeo e poi li congeda rimanendo solo con Lazzaro. Vanno verso casa, questa volta sotto il bel porticato è una donna, è Marta. Ho una sorella, maestro. Qui compare Marta, chi sta seguendo Maria di Magdalena, ormai la conosciamo benissimo, è Marta, no? Eccola, è Marta, buona e pia. Il conforto e l'onore della famiglia e la gioia del povero Lazzaro. Prima era la prima ed unica gioia mia, ora la seconda perché la prima sei tu. Dai, guarda, è troppo bello Lazzaro, no? Marta si prostra fino a terra e bacia l'orlo della veste di Gesù. Pace alla sorella buona e alla donna casta. Vedete che bella lode che le dà Gesù, no? Alzati. Marta si alza ed entra in casa con Gesù e Lazzaro. Poi chiede di assentarsi per le cure di casa. È la mia pace, mormora Lazzaro e guarda Gesù. Uno sguardo scrutatore. Ma Gesù mostra di non vederlo. Qui già Lazzaro stava sognando, ovviamente, già dal primo incontro, che Gesù facesse qualcosa per la sorella disgraziata, per l'altra sorella. Attenzione che, secondo i scritti di Maria Valtorta, questo per chi non sta seguendo il ciclo parallelo di catechesi, Lazzaro, Marta e Maria di Magdala erano tre fratelli, non con tutte le cose che dicono di esserci. Quindi la donna peccatrice che ha pianto ai piedi di Gesù a casa di Simone il fariseo è Maria di Magdala, che è la stessa che ha fatto l'unzione di Betania 5 giorni prima della passione, la stessa. Marta e Maria, sorelle di Lazzaro, Giovanni 11, la risurrezione di Lazzaro, sono le stesse persone. La tradizione della Chiesa, andate a vedere San Girolamo, i padri, non c'avevano nessun dubbio su queste cose qui. Come sempre, gli intelligentoni contemporanei hanno cominciato a dire: no, ma la donna peccatrice è un'altra persona, tutte le chiacchiere della cosiddetta esegesi scientifica, e hanno tortato tutto quanto. E per cui Maria di Magdala sa più manco bene chi è, tanto per dirne uno, no? Quando se uno anche legge i Vangeli, cioè Maria Valtorta scende nei particolari, ma se uno dà un'occhiata ai Vangeli, ci arriva anche leggendo i Vangeli. Sì, Luca dice una donna peccatrice. Ma da che cosa riconosce? Dal gesto, no? Se piange, asciuga i capelli e spacca poi l'olio profumato, fa la stessa cosa a Betania, già ti ha dato un indizio, no? E poi c'è sempre il discorso della tradizione. La tradizione, perché alcune tradizioni sono state tramandate per via orale. Non hanno scritto tutto gli apostoli. Cioè, in mezzo agli apostoli, che questi erano tre fratelli, ma cioè, hanno dato di fatto scontato. Capito? Non c'è manco bisogno che tu lo scrivi, perché sono stati protagonisti nei 3 anni della vita pubblica di Gesù, no? Vabbè. L'atteggiamento di Gesù fa deviare la conversazione. Lazzaro apprende che il pastore Giona è morto di stenti, episodio terribile, drammatico, dopo essere stato inutilmente affrancato dal servizio di Doras, noto per la sua crudeltà. Questo Doras era un fariseo che dirgli, scusate, un animale, ma proprio trattava i suoi servi, i suoi schiavi peggio che le bestie da soma. Frustate, botte da orbi, lavori proprio disumani, mangiare quasi zero, riposo quasi zero, proprio una bestia. Eppure
Poi ovviamente sciutezzava il grande santo, fariseo, il grande Doras. Gesù si è passato un quarto d'ora, eh. L'ha fulminata questo Doras, eh. Ti lascio al giudizio di Dio, è stato fulminato sul colpo, eh. Dopo aver cercato in tutti i modi, con una pazienza che ovviamente Giobbe in confronto al nostro Signore è nessuno, no? Ma guarda proprio, cioè con una pazienza, con una dolcezza per farlo ravvedere a questa bestia vivente, che solo nostro Signore poteva avercela. È uno dei tanti episodi molto edificanti dell'opera. Sono tutti così, però. E quindi Gesù dice, voglio dire, Lazzaro comincia a dire, diffida Gesù di lui, è capace di tutto, quindi lo sta ammonendo circa chi è Doras. Signore, che ti ha detto Doras? Non ti ha detto di sfuggirmi? Non ti ha messo in luce obbrobrioso il povero Lazzaro? Risposta. Credo che tu mi conosca a sufficienza per capire che da me giudico e con giustizia, e che quando amo, amo senza pesare se questo amore può farmi bene o male secondo le luci del mondo. Qui sempre nostro Signore sovrano, ecco, dominatore, bellissimo sentire queste parole, no? Ma quell'uomo è feroce e atroce nel ferire e nel nuocere. Mi ha tormentato anche giorni fa. Mi è venuto e mi ha detto: oh, che ho già tanto tormento, perché volermi levare anche te? Io sono il conforto dei tormentati e il compagno degli abbandonati. Sono venuto a te anche per questo. Corsivo nel testo. Lazzaro ribatte: ah, tu allora sai? Oh, mia vergogna! No, dice Gesù, perché tua? So, e che perciò? Avrò anatema per te che soffri? Io sono misericordia, pace, perdono, amore per tutti, e che sarò per gli innocenti? Tu non hai il peccato per cui soffri. Dovrei inferire su te se ho pietà anche di lei? Capite di cosa sta parlando, no? Questo gli ha detto: ah, Gesù, quando saprà chi è tua sorella. Capito? Sta parlando di Maria di Magdala, no? E quello si vergognava di averci una fratella, una sorella così. Dice: mo se lo sa il maestro, chi lo sa che, cioè, non ci, che va a casa del fratello di una. Sapete la mentalità del tempo, no? Che peccato c'ha uno, c'ha sorella, se c'ha fratello, una sorella che è una vergogna. Cioè, ognuno risponde dei peccati suoi, no? Dice: dovrei inferire su di te se ho pietà anche di lei, dice Gesù. L'hai vista? L'ho vista, dice Gesù, non piangere. Ma Lazzaro, col capo abbandonato, sulle braccia conserte, su un tavolo, piange con singhiozzi penosi. Marta si affaccia e guarda. Gesù le facevano di stare zitta. E Marta se ne va con dei lacrimoni che scendono senza rumore. Lazzaro si calma poco a poco e si umilia per la sua debolezza. Gesù lo conforta e, poiché l'amico desidera ritirarsi un momento, esce nel giardino e passeggia fra le aiuole, scusate, dove resiste ancora qualche rosa purpurea. Marta lo raggiunge dopo poco. Maestro, Lazzaro ha parlato? Sì, Marta. Lazzaro non sa darsi pace da quando sa che tu sai e che l'hai vista. Come lo sa? Ecco qua, eh. Prima quell'uomo che era con te e che si dice tuo discepolo, quello giovane, alto, bruno e senza barba. Ecco com'era fatto Giuda. Alto, bruno e senza barba. Questo gli attori dovrebbero un po' tenerlo presente, eh? Anche in quel bellissimo film Io sono Giuda, Giuda è senza barba, ma la barba ce l'aveva Giuda. Perché ce l'aveva? Perché s'atteggiava alla romana, sapete che i romani tutti senza barba, eh? Una volta i preti romani, infatti io, rigorosamente senza barba, i religiosi no. Ma guai a te, perché il romano sta senza barba. Il romano, pelle liscia. La barba è roba da barbari, no? Da ebrei, quindi Giuda era tutto così, no? Quindi, prima quello che si dice tuo discepolo, e poi Doras. Ci ha frustati col suo disprezzo, questo. L'altro ha detto solo che l'avete vista sul lago con i suoi amanti. Quindi Giuda ha fatto la spia di quell'episodio
famoso primo episodio dell'incontro, la prima volta che si vedono sul lago. Questa è la scena, qui consiglio per gli acquisti di cose mie, l'altro ciclo di catechesi, è una delle prime puntate, quella su Maria di Magdala, no? Ma non piangete per questo, credete che io ignorassi la vostra ferita? Ma la sapevo da quando ero nel padre, disse Gesù. Non ti accasciare, Marta, solleva cuore e fronte. Vedete che con gli amici ogni tanto Gesù. Discorsi che ogni tanto dobbiamo pensarsi anche noi, eh. Cioè, lui le sa le cose nostre. Che ci dobbiamo. Quando noi veniamo a conoscenza di qualcosa, di noi stessi, anche un po', dobbiamo ringraziare Dio perché? Perché ci fa conoscere a noi in modo tale che possiamo rettificare, convertirci, cambiare. Dice, ma mi vergogno davanti a lui, ma che c'è sta che sì, va bene, ma tanto lo sapeva già e sa molte altre cose. Che fortuna che di noi non le sappiamo tutti, se no andremo a svaligiare le armerie con le calibro 38, eh? Tutte svaligiate, se le sapessimo tutte. Prega per lei, maestro. Io prego, ma non so perdonare del tutto e forse l'Eterno respinge l'orazione. E qui Gesù interviene. Benedetto. Perdonare bisogna per essere perdonati e ascoltati. Io prego già per lei. Ma dammi il tuo perdono e quello di Lazzaro. Tu, sorella buona, puoi parlare e ottenere ancora più di me. La sua ferita è troppo aperta e bruciante perché anche la mia mano la sfiori, ma tu puoi farlo. Datemi il vostro perdono pieno, santo, ed io farò. Perdona quella disgraziata per tutto quello che ha fatto. Perdonare bisogna sempre. Signori miei, miei cari, se no Dio non agisce, non opera, lo sta dicendo qui. Ok, Gesù è di nuovo da Lazzaro. Questo adesso arriva il punto che ci interessa, ma due paginette sono, abbiamo finito. Da ciò che odo comprendo che i tabernacoli sono già venuti e che Gesù è tornato a Betania per l'insistenza dell'amico che non vorrebbe mai essere separato da Gesù. Comprendo anche che Gesù è da Lazzaro solo con Simone e con Giovanni, mentre gli altri sono sparsi nella zona. E comprendo infine che vi fu come un ritrovo di amici ancora fedeli a Lazzaro, da lui convitati per far loro conoscere Gesù. Tutto questo comprendo perché Lazzaro illustra ancora meglio le caratteristiche morali di ognuno. Parla così di Giuseppe d'Arimatea, definendolo uomo giusto e vero israelita. Dice: non osa dirlo perché teme il sinedrio di cui fa parte e che già ti odia. Ma spera in te il predetto dai profeti. Di suo mi ha chiesto di venire per conoscerti e giudicarti di suo, non parendogli giusto quello che di te dicevano i tuoi nemici. Fin dalla Galilea sono venuti dei farisei ad accusarti di peccato. Ma Giuseppe ha giudicato così: chi opera miracolo ha Dio con sé. Chi ha Dio non può essere in peccato, ma anzi non può essere altro che uno che Dio ama. Esempio di discernimento fatto col cervello. E guardate che tanti contemporanei di Gesù non l'hanno fatto il discernimento. Gesù ha fatto dei miracoli in senso stretto. L'ultimo, quello di Lazzaro, era inequivocabile. Dinanzi ad una roba del genere, guai a tutti quelli che hanno assistito e che hanno visto e che sono rimasti quelli che erano rimasti. Perché quando nostro Signore ci dà dei segni oggettivi e incontrovertibili, vi ricordate come diceva Bracardi? Poi so cavolo nostro, te li ricordate, no? So cavolo mio, so cavolo tuo, che te frega, so cavolo tuo, Poi so veramente guai, Perché tu ce l'hai avuti gli elementi per capire. Giuseppe di Arimatea, quello che ha deposto Gesù dalla croce, che ha sfidato tutti quanti. Le chiacchiere non si devono ascoltare. Quando vi parlano male di qualche prete, io su questo potrei scrivere l'enciclopedia, aspetta. Nella lettera a Timoteo c'è scritto, San Paolo dice, non accettare nessuna cosa contro i preti se non sono attestazioni multiple. Verifica. E se sono vere, poi riprendilo davanti a tutti. Facciamoci un'idea nostra delle cose. Vai a vedere, controlla, guarda, osserva, metti alla prova. E poi ti fai un'idea.
Quindi fa miracolo a Dio con sé. Se a Dio con sé non può essere in peccato, ma anzi, sicuramente è uno che Dio ama. Quindi vado a vedere chi è. Perché forse lui l'ha atteso, e infatti lo era. Cioè, io ogni tanto, per favore, ragazzi, ci rendiamo conto che Gesù Cristo, cioè il prologo del Vangelo di Giovanni, che sia benedetta la messa in rito antico, che dove si legge sempre, la frase venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. È una frase bellissima, è drammatica. Perché lui è venuto per essere accolto, ma avviene sempre come fa le cose, nostro Signore. Viene. E ti dà dei segni, dei segnali. Interpella, tu quelli li devi raccogliere, figlio mio. E ti vorrebbe ad Arimatea, continua a leggere, nella sua casa, e mi ha detto di dirtelo, e io te ne prego, ascolta il mio e il suo pregare. Gesù risponde: sono venuto per i poveri e i sofferenti di anima e corpo, più che per i potenti che vedono in me solo un oggetto di interesse. Premesso, ma andrò da Giuseppe. Non è partito preso in me contro i potenti. Un mio discepolo, quello che per curiosità e per importanza, che da se stesso si arroga, da te è venuto senza mio ordine, ma è giovane e va compatito. Vedete come sta asfaltando e poi difendendo Giuda. Perché glielo dice, eh? Per curiosità e per importanza che si attribuisce da sé, si arroga, è venuto senza mio ordine, però è giovane e va compatito. Può testimoniare il mio rispetto alle caste potenti che si autoproclamano le tutrici della legge. Anche lì, quando uno vede come Gesù trattava i farisei, io me lo ricordo le prime volte che lo leggevo, c'è da rimanere, c'è da rimanere esterrefatti. Lui si inchinava, salve Rabbì, salve que questi lo trattavano con un'insolenza, un'arroganza che a volte l'opera suscita anche qualche sentimento malsano, no? Perché dice, ma io a questo se stavo là, ma gli davo una ragnola dei cazzotti, te li proprio, te li tira fuori dalle budella proprio, questi sentimenti terribili. E lui fa, mite, paziente. Inchino, rabbì, lo cacciano e ne vado. Scusate che sono venuto. Le tutrici della legge, autoproclamate, e fanno capire le sostenitrici dell'Altissimo, loro, o che l'Eterno da sé solo si sostiene. Nessuno fra i dottori ha mai avuto quel rispetto che io ebbi verso gli ufficiali del Tempio. Andare a leggere l'opera e provare per credere. Lo so, e questo sanno molti e molti, ma solo i migliori danno a questo atto il nome giusto. Gli altri lo chiamano ipocrisia. Ah, lo fa finge. Lo fa per arruffianarseli. E sentite che cosa risponde Gesù. Ognuno dà ciò che in sé ha Lazzaro. Questo vale per quelli che stanno sempre a vomitare veleno ovunque si girano. Non facciamo mai queste cose, eh. Non scadiamo così in basso. Il vomitatore di veleno faccia pure. Ricordi però che c'è il giudizio particolare, c'è anche il giudizio universale. Se non se lo fosse dimenticato, magari tutti quanti quelli che gli ha vomitato veleno, e magari davanti faceva un'altra faccia, bella, maleante, c'è pericolo che qualcosa la vedranno. E come starai poi? Vogliamo ricordare di Esire, qui sum miser tum dicturus, quem patronum rogaturus? Che cosa dovrò dire in quel momento? Che cosa mi vado a mentare? Scusa, sempre parentesi, adesso arriviamo al clou, eh? Ognuno dà ciò che in sé ha Lazzaro. È vero, ma vai da Giuseppe. Ti vorrebbe per il prossimo sabato. E vi andrò, dice Gesù. Puoi farglielo sapere.
Anche Nicodemo è buono. Anzi, mi ha detto, posso dirti una critica su uno dei tuoi discepoli? Dilla. Se è giusto, giusto dirà. Se è ingiusto, criticherà una conversione perché lo spirito dà luce allo spirito dell'uomo se uomo retto. E lo spirito dell'uomo guidato dallo spirito di Dio ha sapienza sovrumana e legge le verità dei cuori. Mi ha detto, non critico la presenza degli ignoranti né dei pubblicani tra i discepoli del Cristo, ma non giudico degno di essere fra i suoi colui che non so se sia con lui o contro di lui, pari a camaleonte che prende colore e aspetto da ciò che è vicino. E Nicodemo l'aveva subito squadrato. Adesso Gesù chiaramente ha fatto sempre così. Sentiamo che dice. Costui è l'Iscariota. Lo so. Ma credete tutti, giovinezza è vino che fermenta e poi depura. Nel fermentare gonfia e spuma e trabocca per ogni parte per esuberanza di vigore. Vento di primavera piega in tutti i sensi e pare folle scavigliatore di fronde. Ma è quello che dobbiamo ringraziare per fecondatore di fiori. Giuda è vino e vento. Attenzione a quello che dice. Ma malvagio non è. Il suo modo scompiglia e turba, urta anche, fa soffrire. Ma non è tutto malvagio. È un puledro di sangue ardente. Tu lo dici, dice Lazzaro. Io non sono competente a giudicarlo. Ma di lui mi è rimasto l'amaro dell'avermi detto che tu l'avevi vista. Gesù ribatte, ma quell'amaro si tempera di miele ora per la mia promessa. Ma io ricordo quel momento, la sofferenza non si dimentica anche se è cessata. Qui, se posso permettermi una considerazione, non voglio chiaramente, però io sono un po' d'accordo con Lazzaro, eh. Però adesso Gesù lo. Lazzaro, Lazzaro, ti turbi di troppe cose e così meschine, lascia scorrere i giorni, bolle di aria che sfumano e non tornano con i loro cuori allegri o tristi. E guarda al cielo, quello non dilegua, è per i giusti. Sì, maestro e amico, non voglio giudicare l'essere Giuda con te, né il tuo tenerlo con te. Pregherò che non ti nuoccia. Gesù sorride e tutto ha fine. Allora. Fine anche questa catechesi, ho promesso, quindi abbiamo fatto abbastanza presto nell'arrivare alla fine. Qual è la morale, diciamo così, di oggi? È questa. Giuda è stato sgamato sia da Nicodemo che da Lazzaro. Però Gesù, dicendo queste cose, Gesù, ovviamente Gesù non potrebbe mai, mai, come dire, giustificare un pervertito, un perverso, cioè, quello che dobbiamo capire è che Giuda non è nato Giuda, cioè non ci stanno gli spacciati a priori, no? Giuda stava messo male, è chiaro che Gesù vedendo il futuro, ma Gesù non sta mentendo, cioè era uno spirito inquieto, era uno spirito ancora preso da quelle follie, quelle borie giovanili oppure quegli ardori giovanili che a me Guccini non piace tanto, però Guccini cantava a 20 anni si è stupidi davvero, io ci metto 50 firme, è così, a 20 anni si è proprio stupidi, ok? E la frase importante è non è del tutto malvagio, quindi lo dice, punto primo, perché è così. E punto secondo, per insegnare, e questo vale per tutti, che noi non possiamo, cioè, mentre Gesù lo sa, cioè, Gesù è Dio, quindi lo sa che lui sarebbe rimasto così, anzi sarebbe peggiorato, noi però questo non lo sappiamo. Delle persone. È vero che delle volte ci stanno delle persone che sono veramente proprio, se possono proprio sopportare e sembrano spacciate,
Però io, la mia esperienza sacerdotale, ci stanno le grandi conversioni. Noi questo non lo possiamo sapere. L'essere umano dobbiamo sempre pensare che sia recuperabile, ordinariamente. Dio lo sa che esistono degli irrecuperabili, non può non saperlo, perché conosce il futuro. Ma noi no. Quindi noi dobbiamo attenerci a ciò che è. Ed evitare, come dire, certo però che questi sapete come diceva giuro, che cosa? Andreotti, con un po' di ironia: giudicare si fa peccato, ma raramente si sbaglia. Lui diceva così. E qui Nicodemo gli ha fatto la foto. Dice: la presenza degli ignoranti e dei discepoli e dei repubblicani? Nessun problema. Ma quello a me non mi piace. Perché? Perché è un camaleonte che prende colore e aspetto a seconda di chi gli sta vicino. Verissimo. Attenzione poi ai camaleonti, eh. Esistono ancora i camaleonti. Cioè quelli che a seconda di chi sono vicino si adattano. In un istante cambiano faccia e pensiero. A volte sono proprio insgamabili, a meno che non arrivi qualche input o qualche circostanza che ti mette qualche pulce nell'orecchio. Le persone peggiori che esistono, perché sono le persone false per antonomasia. Giuda era un falso per antonomasia. E quando c'è questa attitudine nel cuore, che Gesù conosceva, ma lui cerca di buttare acqua sul fuoco per evitare che si facciano giudizi temerari, no? Perché noi esseri umani non possiamo farle queste cose qui. Non ci competono, non siamo Dio, non possiamo avere la certezza incontrovertibile del futuro. Quindi peccheremmo. E Gesù non vuole che pecchiamo. Però, fatto, dagli spiriti camaleonti, occhio, bisogna stare attenti perché quelli possono fare dei danni non indifferenti. E non ci si deve fidare per nessun motivo perché sono falsi. Cioè, nella vita vale per tutti questo qui, per noi preti di più, ma vale per tutti. Sapete qual è una delle cose più importanti da imparare a fare? Capire di chi ci si può fidare. Ovviamente Gesù non si fidava di Giuda, ma non lo andava a dire in giro. Non lo caccia, perché Gesù non respinge nessuno, e lui ha sempre cercato per sé e farlo fare agli altri di salvarlo. Perché attenzione, vedete come Dio opera, eh? La prescienza di Dio circa il fatto che la persona, no, Dio conosce il futuro, butterà via tutte le grazie, non significa niente. Non significa nulla. Perché Dio tratta quella persona come se non lo sapesse. Cioè, noi per capire dobbiamo farci questa rappresentazione. Come se non lo sapesse, lo sa, ma è come se non lo sapesse, perché? Perché quando arriverà il giudizio particolare e universale, questo lo vedremo alla fine, a Giuda gliele dirà queste cose Gesù, perché a un certo punto Giuda verso la fine lo comincia a colpare, come fanno sempre tutti. Tu non mi dovevi far venire con te, tu non mi dovevi dare la cassa, perché hai visto che io rubo, se è colpa tua. No, fratello, non è così. Perché gli dice: se io non ti avessi fatto fare tutte queste cose, tu nel giudizio, tu avresti incolpato me e avresti avuto ragione.
Guardate che Dio è giusto, eh? Cioè, Dio non si farà dire niente da nessuno, ma non perché è il capo e dice: zitto tu, io so Dio che vuoi da me. Dio non fa così. Dio riduce al silenzio con gli argomenti. Dio non si farà dire niente da nessuno perché non ci sarà niente da dire. Lui dice degli altri, non noi di lui. Quindi attenzione, eh. Attenzione a dire Pio, a dire A sull'operato dell'Altissimo, eh. Perché qui noi non capiamo, ma dopo sarà tutto chiaro, eh. Dio non si fa dire A da nessuno. Da nessuno. E ripeto, non. Quindi. Immaginate anche gli spiriti dittatori, quelli che esercitano il potere. Ah, io ho il potere. Quale potere? Tu il potere devi esercitarlo come Dio comanda, devi rendere ragione del potere che eserciti. Se non agli uomini, neanche Dio rende ragione qui, qui questo, ma all'Altissimo io tutto devi rendere conto, eh. Capito? Allora, finisco la catechesi che la diretta è saltata, quindi mi dispiace. Aspettate un attimo, non so se mi vedono ancora, magari posso scrivere sul canale Telegram. Comunque, la catechesi è finita. Addio, comunque devi rispondere perché Dio non si fa dire tutto da nessuno. Ci vediamo alla prossima puntata. Siano lodati Gesù e Maria.